Buongiorno e benvenuti a Di Prima Mattina. Prosegue il nostro appuntamento quotidiano anche oggi, lunedì 5 giugno, dunque nei primi giorni di questo mese di giugno, il nostro appuntamento quotidiano con la rassegna stampa per andare a leggere insieme le principali notizie pubblicate su quotidiani e siti di informazione e poi nella seconda parte il nostro consueto talk show con gli ospiti in studio. Oggi ancora, come ogni lunedì, nonostante insomma, le stagioni sportive siano quasi tutte concluse con i campionati, alcuni dei quali ancora in corso, che stanno volgendo al termine con le sfide playoff, ma noi continuiamo ad occuparcene, continuiamo a parlare anche di futuro per capire cosa si sta muovendo nelle squadre locali, sia nel calcio che nel basket. Lo faremo appunto nella seconda parte della nostra trasmissione insieme ai nostri ospiti, ma cominciamo subito con la rassegna stampa partendo proprio dalla prima pagina del quotidiano Il Centro, che in apertura propone una notizia che riguarda il Duomo di Teramo, una notizia che si lega indissolubilmente anche alle polemiche degli ultimi giorni sulla musica troppo alta in centro storico riguardo agli eventi che si stanno svolgendo proprio a Teramo nell'ultimo periodo. Dunque, musica alta, il Duomo è a rischio. La Curia infatti avrebbe affidato controlli sul campanile e chiede un utilizzo diverso della piazza. Dunque andremo a vedere più nel dettaglio all'interno quali sono le possibili ripercussioni appunto della musica a volumi troppo elevati sulla stabilità del campanile del Duomo di Teramo. Le altre notizie, allora, vediamo che il centro oggi dedica uno speciale, un'inchiesta all'ospedale veterinario di Teramo, definita una delle eccellenze d'Abruzzo. Cari animali, curatevi a Teramo. Infatti, nella struttura sanitaria dedicata agli animali, interventi chirurgici, inseminazione, risonanza e senza liste d'attesa. Dunque, davvero un'eccellenza per il benessere del mondo animale. Nelle cronache che troveremo poi all'interno, si continua a parlare, continuano ad emergere dettagli sull'inchiesta di Giulianova, che ha portato agli arresti 8 persone per tangenti e appalti truccati. Parlano ancora gli imprenditori Scarafoni, due fratelli, o meglio, più che parlano, vengono estrapolate delle frasi dalle intercettazioni pubblicate poi sull'ordinanza del giudice che ha appunto convalidato gli arresti. La dirigente fa vincere i soliti amici, così dicevano appunto gli imprenditori. La dirigente in questione ovviamente è la principale protagonista probabilmente di questa inchiesta, vale a dire Mariangela Mastropietro, dirigente dell'ufficio urbanistica del comune di Giulianova. Ancora dalla provincia di Teramo, a Silvi esplode l'emergenza parcheggi per via dei lavori al passaggio a livello. Poi nel taglio basso troviamo invece lo sport con un'intervista al capitano del Teramo Ivan Speranza, il pilastro del Teramo, il capitano confermato con un contratto pluriennale ancora in essere, già da 6 anni veste la maglia biancorossa, dunque dice la salvezza ci rilancerà. E poi chiudiamo la prima pagina tornando al taglio alto, dove c'è l'attualità internazionale, nazionale ed internazionale, con il terrorismo che ha colpito a Londra ed è caccia alla rete dei killer, ma in particolare per quanto riguarda invece la notizia del panico che si è scatenato a Torino durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid sabato sera, con oltre 1.500 feriti, tre dei quali gravi, per il falso allarme bomba che si era diffuso appunto in piazza San Carlo. Molti tifosi presenti erano abruzzesi che raccontano adesso la loro esperienza. Alcuni di loro erano anche provenienti da Teramo proprio per seguire a Torino la finale di Champions League. Dunque, questa qui è la prima pagina del centro. Noi possiamo subito andare all'interno per vedere le principali notizie. Partiamo proprio da quest'ultima di cui vi parlavo, vale a dire quanto avvenuto a Torino sabato sera. Intanto la procura indaga per procurato allarme.
ma ci concentriamo soprattutto sulle testimonianze degli abruzzesi. Un boato, le urla e poi l'inferno. Questo quanto raccontano gli abruzzesi, i tifosi della Juventus provenienti dall'Abruzzo, presenti a Piazza San Carlo. C'erano tifosi che erano giunti da Pescara, Teramo, Cupello e Casalbordino, ma anche da altre zone, in particolare da Teramo. Poi la ritroveremo questa testimonianza anche sulle pagine proprio della cronaca locale. C'era anche Graziella Cordone, la vedete in questa fotografia, che è stata candidata a sindaco alle ultime elezioni comunali e che nella vita è un'infermiera, in effetti ha anche portato soccorso ad alcune persone rimaste coinvolte nella calca e nel fuggi-fuggi generale a Torino. Torneremo appunto, come dicevo, tra un po' la ritroveremo questa notizia anche sulle cronache di Teramo, ma adesso voltiamo pagina, andiamo avanti e siamo a questa inchiesta dedicata dal centro all'ospedale veterinario di Piano d'Accio di Teramo, eccellenza d'Abruzzo. Ecco l'ospedale veterinario che salva 1000 animali l'anno, questo è il titolo. Viaggio nella struttura sanitaria unica in Italia, dove lavorano 71 prof della facoltà di veterinaria dell'Università di Teramo, con 5 sale operatorie, risonanza, laboratori e scuderia come posti letto. Due pagine intere dedicate dunque all'ospedale veterinario, con tantissime foto di professori, studenti e del preside Augusto Carluccio, preside della facoltà di medicina veterinaria di Teramo. Si autofinanzia con questo prezzario, viene pubblicato infatti anche il tariffario per le prestazioni ospedaliere, le prestazioni sanitarie offerte dalla struttura. Nessun docente prende utili, tutto viene reinvestito nelle attività sanitarie. E poi ci sono alcune storie significative di animali curati proprio a Piano d'Accio: da Paco, travolto da un'auto, al sogno della cavalla Giunone. Il cane investito guarirà in 4 mesi e la cavalla avrà un puledro campione. Niente liste d'attesa nell'ospedale veterinario, i laboratori sono centri d'eccellenza. Ecco appunto le protagoniste e i protagonisti di queste storie a lieto fine per gli animali curati nell'ospedale veterinario di Piano d'Accio. Eccole di nuovo le due pagine dedicate dal centro all'argomento. Noi adesso invece proseguiamo e arriviamo alle cronache di Teramo, partendo proprio dal capoluogo con la notizia d'apertura: la guerra dei decibel. Duomo, controlli sul campanile, può danneggiarlo la musica alta. Il vescovo affida a un tecnico il monitoraggio della torre e avverte il comune: ci deve essere rispetto per tutti, l'uso della piazza andrebbe meglio calibrato, abbiamo dovuto dire dei no. La foto si riferisce alla manifestazione dello scorso fine settimana, il Festival del Saltarello, proprio sotto lo sguardo, se così possiamo definirlo, del Duomo di Teramo, ma tante sono le manifestazioni che si svolgono in Piazza Martiri della Libertà e che, a causa del volume magari eccessivamente alto della musica, possono mettere a rischio la stabilità del campanile, già minato ovviamente dai numerosi eventi sismici degli ultimi tempi. Parliamo adesso di politica, con la crisi in comune che domani vivrà una giornata molto molto importante con il consiglio comunale convocato per le ore 18, riunione di maggioranza subito prima del consiglio, molto probabilmente il sindaco Brucchi convocherà i suoi uomini, gli uomini della maggioranza, per le 15 domani stesso e cercherà appunto di trovare una soluzione alla crisi politico-amministrativa che ne aveva determinato anche le dimissioni, poi però rientrate, anche se quella di domani sarà una giornata davvero molto molto importante perché potrebbe segnare il futuro dell'amministrazione comunale. Eccoci di nuovo sulla notizia di cui parlavamo prima, cioè la presenza di tifosi teramani nell'inferno di Piazza San Carlo a Torino. Nella comitiva anche l'ex candidata Graziella Cordone, che come infermiera ha soccorso molti feriti. Ritroviamo anche qui una fotografia appunto della donna teramana Graziella Cordone, infermiera ed ex candidata a sindaco alle ultime elezioni amministrative di Teramo. Andiamo avanti con le altre notizie, eccoci all'inchiesta, all'operazione Castrum, che ha svelato un sistema di appalti e mazzette a Giulianova. Nuove rivelazioni: lei ha fatto vincere i soliti nomi amici suoi.
Queste sono le parole degli imprenditori scarafoni arrestati, pronunciate e raccolte da intercettazioni predisposte dagli inquirenti. Scarafoni dicevano appunto sulla Mastropietro: porcherie in ambito pubblico e privato, qui sta diventando un Burundi. Poi per la cronaca, sempre da Giulianova, roulotte date alle fiamme nella zona di Villa Pozzoni nella notte, mentre ancora un incendio a Colonnella, vediamo meglio appunto qui lo leggiamo meglio cos'è accaduto. Erano usate le roulotte di Giulianova come ripostigli di attrezzi agricoli nella zona di Villa Pozzoni, mentre ieri pomeriggio incendio anche a Colonnella, il fuoco minaccia un furgone e altri due mezzi. Nel taglio basso, uno degli eventi più attesi e importanti del fine settimana, la presenza del cantautore Roberto Vecchioni ad Atri. Un Vecchioni che si è raccontato in una affollata piazza Duomo, ha presentato il suo ultimo libro, La vita che si ama, edito da Einaudi. Vecchioni sarà di nuovo ad Atri poi nel corso dell'estate per un concerto, sempre in piazza Duomo. Proseguiamo con le altre notizie, siamo a Silvi. Il passaggio a livello chiuso scatena l'emergenza parcheggi. Gli albergatori, raggiungere il lungomare dal multipiano di Via Roma è diventata un'impresa e il turismo sarà danneggiato. L'ex assessore Rocchio dice il commissario prefettizio intervenga. Nel taglio alto invece Pineto, spiaggia per bimbi, confermata la bandiera verde, una delle località abruzzesi che ha ottenuto il riconoscimento come spiaggia appunto adatta in particolare per i bambini. Poi c'è questa foto che ritrae Donato Puglia, il donatore dei record diventa cavaliere, un associato della Fidas di Teramo che è stato appunto insignito dell'onorificenza venerdì scorso, 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica a Teramo. Donato Puglia è diventato cavaliere, così come altri 15 concittadini proprio in occasione della festa della Repubblica. Taglio basso, giochi in piazza e passeggiate, successo per bimbi in bici, la manifestazione che ieri è tornata ad animare il centro storico di Teramo, mentre per la vibrata Corropoli lavori per 564.000 euro, il comune ha un avanzo di 1 milione e sblocca una serie di opere. È tutto per le notizie che riguardano la provincia di Teramo, andiamo avanti sempre dalle pagine del quotidiano Il Centro e parliamo di sport, ci occupiamo di sport con le notizie del lunedì. Pescara via alle grandi manovre, parte la ricostruzione ispirata da Zeman, nel mirino anche i giovani Muratore e Valietti. Per quanto riguarda il Teramo, lo vedevamo anche in prima pagina, uno dei punti fermi è il capitano Ivan Speranza, da cui ripartire per la prossima Serie C. In Serie D invece, agli onori delle cronache, le manovre in casa Vastese, il DS De Filippis, io via da Vasto, l'ho letto sui giornali. La Vastese infatti si affiderà all'ex DS del San Nicolò, Francesco Micciola. In eccellenza invece il Francavilla insegue ancora il sogno della D, si decide tutto domenica, ieri un buon pareggio 0-0 nell'andata della finale playoff contro il Fabriano Cerreto. Possiamo andare subito all'interno a leggere più approfonditamente tutte le notizie che riguardano il calcio abruzzese. Mercato biancazzurro, si parla ovviamente del Pescara, Muratore Valietti, la linea verde per il Pescara, nel mirino il poliedrico capitano della Juventus Primavera. Mentre ieri si è disputata anche l'andata della finale playoff di Serie B, Pari Benevento, la Serie A si avvicina 0-0 a Carpi per la squadra allenata da Baroni. Ancora calcio, siamo adesso al Teramo, intervista al capitano, Speranza è il punto fermo del futuro del Teramo, già 6 anni in biancorosso, resterà il leader della difesa ed è lo spogliatoio, la salvezza all'ultimo minuto può cambiare la storia, dichiara Speranza, e ricompattare un ambiente che dopo Savona è stato pieno di negatività. Perdere la B è stata una mazzata, ci siamo portati dietro quello strascico, continua ancora il capitano. La svolta prima del match con il Gubbio, ci siamo detti tutto nello spogliatoio. Dunque tante le dichiarazioni e gli argomenti interessanti toccati dal capitano del Teramo Ivan Speranza. Mentre nei playoff
per la B del campionato di Lega Pro. Si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale, dunque definite le semifinali. Una sarà Parma-Pordenone, l'altra Alessandria-Reggiana. Si giocherà la settimana prossima a Firenze, la Final Four. Dunque tre squadre su quattro provengono proprio dal girone B, quello disputato dal Teramo. Andiamo avanti e parliamo adesso di Serie D. Dicevamo della Vastese, ecco qui le mosse. Il DS Micciola e Colavitto, aria nuova per la Vastese. In casa biancorossa si profila il clamoroso ritorno dell'allenatore campano, che aveva iniziato la stagione appunto sulla panchina della Vastese per poi essere sollevato dall'incarico. De Filippis, l'attuale DS, per lui è un divorzio amaro, l'ho saputo dai giornali, stagione da chiudere. Domani potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale per lo staff tecnico. La dirigenza vuole strutturarsi meglio e trovare nuovi sponsor per una stagione ad alti livelli. Dunque si ripartirà dall'ex DS del San Nicolò Micciola e dall'ex allenatore della Vastese, che tornerà sulla panchina dei Chietini. Le altre società di Serie D, le altre società abruzzesi, il presidente Chiodi: siamo decisi a cedere l'Aquila, dunque si profila un passaggio di proprietà per la società rossoblù. A proposito di San Nicolò, dal quale appunto si è separato Micciola, potrebbe andare via anche il tecnico Massimo Epifani, anzi è quasi certa, diciamo quantomeno molto molto probabile, l'addio anche dell'allenatore che per 4 anni ha guidato dalla panchina i biancazzurri teramani. Poi la neopromossa Di Marzio e il suo vice Pulsone preparano la rosa dei Nero Stellati, che farà il suo esordio l'anno prossimo nel campionato di Serie D. L'altra teramana invece, il Pineto, che riparte il 24 luglio, più giovani nella rosa, questo il piano, dunque una linea verde, se così possiamo definirla, per il Pineto, che cercherà di bissare la salvezza ottenuta quest'anno. E infine ad Avezzano Paris incontra il tecnico Del Grosso, reduce della più che positiva esperienza all'Olimpia Agnonese, portato fino alla finale playoff del girone F di Serie D. Sarà probabilmente, potrebbe essere probabilmente lui il prossimo allenatore dell'Avezzano. Dunque questo è il quadro delle società di Serie D del calcio abruzzese. Parliamo adesso dell'eccellenza con la finale playoff, la gara di andata della fase nazionale. Buonfrancavilla, domenica la sfida che vale la Serie D. La squadra di Montani impone il ritmo ma è solo pari. Rodia spreca una buona occasione in casa del Fabriano. Un pareggio comunque positivo, 0-0 in casa del Fabriano Cerreto per il Francavilla di mister Montani. Andiamo avanti invece, sempre con il campionato di eccellenza, le manovre delle big della prossima stagione, che saranno Chieti e Giulianova. Restano i bomber Lalli e Catalli nel Chieti di Aielli. L'altro attaccante Carosone potrebbe fare le valigie. Il portiere Falso in uscita, si lavora per trattenere Felli. Sarà appunto il Chieti Torre Alex, quello che ha dominato il girone B di promozione e che ha preso l'eredità dello scomparso Chieti, a rappresentare la città abruzzese nel prossimo campionato di eccellenza. Così come l'altra big sarà sicuramente il Giulianova, reduce anch'esso dalla cavalcata trionfale nel girone A di promozione. Fuschi via, ipotesi Stacchiotti, il sogno è Pedalino. Per il centrocampo l'obiettivo è Borgese del Matelica, trattativa in corso invece per unificare il settore giovanile. Dunque tante le trattative già in corso, con i nomi che iniziano ad emergere per il futuro della squadra giallorossa, affidata nuovamente in panchina al tecnico Attilio Piccioni. Andiamo avanti adesso e parliamo degli spareggi playoff del campionato di prima categoria. Piazzano vince e vola in promozione, Fater KO e Sangrini in festa. Mentre nel triangolare il Piano della Lente ha perso 1-0 contro lo Sporting Celano e sia i teramani, sia i marsicani che il Sant'Anna, la terza squadra che compone questo triangolare, sono ancora in corsa per centrare il salto di categoria. Dunque ancora nulla è definito per l'altra squadra che potrà raggiungere il campionato di promozione. Parliamo adesso, voltiamo pagina e parliamo di basket. Eccoci qui sulle pagine dedicate al basket, con i campionati di A2 e Serie B che ormai non vedono più società abruzzesi in corsa nei playoff dopo l'eliminazione
del Campli nella finale playoff di Serie B ad opera del Montegranaro. Si parla dunque di futuro. In A2 partiamo da Roseto, Casagrande, sarebbe bello restare a Roseto, il giocatore torna in città per il raduno della nazionale, 3 contro 3. E appunto auspica di poter continuare l'avventura in casa Sharks. Mentre l'altra abruzzese di A2 retrocessa però in Serie B, vale a dire Chieti, vive un momento insomma di riorganizzazione per poter pensare al futuro. Parla l'ex coach Galli, esonerato in corso d'opera durante la stagione. Forse non ero io il problema del Chieti. L'ex coach biancorosso parla per la prima volta dopo l'esonero e si parla addirittura del presidente di Cosmo che potrebbe lasciare la guida della società. Ancora Serie B. L'Amatori Pescara va alla ricerca di soci e sponsor. Se non arrivano altri capitali, Pepe potrebbe essere ceduto. Raiola deve decidere se continuare. A proposito però di basket giocato, c'è una abruzzese, una teramana che sta praticamente terminando la sua stagione ed è il Silvi, impegnato nelle fasi nazionali del campionato di C-Silver. Silvi che si arrende al Nardò, è ormai ovviamente fuori da ogni discorso promozione, domenica ultima gara con il Sarno. Questo per quanto riguarda il basket. Noi andiamo a chiudere con le ultime notizie, leggiamo e si riferisce al podismo. Ieri si è svolta la prima edizione della Corsa del Gran Sasso, disputata ai Prati di Tivo, tutti dietro a Raia. Il notareschino precede Maier e Di Gregorio, appunto ai Prati di Tivo, per quella che è stata la prima edizione della Corsa del Gran Sasso, aperta sia a tesserati Fidal che agli enti di promozione sportiva, e che ha visto un buon successo di partecipanti con oltre 200 podisti. Dunque un nuovo scenario sicuramente bello sulle montagne teramane per questa gara podistica. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con le ultime notizie che leggiamo dai siti di informazione abruzzesi, partendo da ml.it, la homepage che in apertura dà spazio alla cronaca col bilancio dei Carabinieri di Teramo relativamente ai primi mesi dell'anno, ma anche all'anno scorso. Prevenzione e controllo in aumento, ma gli stupefacenti sono tornati un allarme. Più presenza sul territorio e assistenza agli anziani vittime di truffe, ma i sequestri di droga hanno sfiorato in un anno addirittura la tonnellata. E poi spazio anche alla manifestazione teramana Bim Bim Bici, un successo, così il titolo dell'articolo di ML dedicato appunto alla manifestazione dedicata alle due ruote, favorita anche dalla giornata di sole. Ieri i giochi in piazza e la pedalata in città hanno richiamato tante famiglie tra le vie di Teramo. Tante altre notizie sulla homepage di ML, ma noi velocemente andiamo adesso a chiudere con City Rumors. Vediamo le notizie in apertura, in primo piano. Eccoci qua. Pescara, falso profilo Facebook con le foto della ex, arrestato per stalking. Poi da Martinsicuro, ruspe in azione di notte per garantire il ripascimento. A Giulianova, ecco le notizie di cronaca che abbiamo già visto anche sul Centro, incendio di baracche vicino al depuratore di Villa Pozzoni, ipotesi di matrice dolosa per le fiamme che hanno distrutto queste baracche che fungevano da rimesse di attrezzi agricoli. E infine Silvi, tentato omicidio al direttore della motorizzazione di Chieti, individuato il mandante. Altre notizie da Teramo, segnaliamo la presenza di Sereno Variabile, la nota trasmissione che si occupa di turismo in giro per l'Italia, che ha fatto tappa a Tortoreto. E a proposito di Tortoreto, chiudiamo con questa segnalazione che riguarda le prossime elezioni amministrative dell'11 giugno, confronto tra candidati sindaco, al momento nessuno ha aderito. Questa è l'ultima notizia per quanto riguarda la homepage di City Rumors, con la quale chiudiamo lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Adesso una breve pausa, poi torneremo di nuovo insieme con la seconda parte
della nostra trasmissione. A tra poco.